Parliamo negli anni, nell'arco degli anni 90, a Radio Treviso 103 avevamo più volte lanciato l'allarme, grazie anche ad ospiti in studio, a dei fisici, a delle persone esperte in materia, che appunto c'era qualcosa che non andava. O si inizia a rispettare l'equilibrio naturale, si inizia a rispettare la natura, oppure pagheremo conseguenze veramente forti e anzi drammatiche. Ci ridevano dietro, dicevano ecco, siete i soliti catastrofisti, e adesso dove sono quelle persone che prima ci ridevano dietro? Dove sono andate a finire? Oppure il cosiddetto pseudo esperto di turno nella TV nazionale che diceva no, è sempre stato, non facciamo fake news, no? Dove sono questi personaggi? Io avrei in mente anche dei nomi che potrei benissimo fare. Uno è vecchissimo ormai, no? Però sempre interessante a tirarlo fuori volendo, no? Perché ancora è vivo, e altri poi a seguire. Ma comunque lasciamo stare, queste sono adesso le conseguenze. È interessante che oggi a Belluno, in visita, il Presidente della Repubblica italiana ha ricordato i danni della tempesta a ottobre e reso omaggio poi anche alle 2000 vittime del Vajont. Mattarella ha sottolineato che i mutamenti climatici comportano effetti pesanti anche sul nostro ambiente e sulle condizioni di vita della nostra popolazione. Limitarsi a evocare la straordinarietà di certi fatti è incauto esercizio da sprovveduti. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale che chiede misure planetarie. Infine, tutto l'appoggio possibile dal Colle ai giochi 2026. Questa è la giornata di oggi del Presidente della Repubblica Italiana a Belluno, che come avete sentito ha toccato anche il problema della crisi climatica. Ed ora veniamo alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, vediamo che cosa ci aspetta. Allora io naturalmente vi dico gli argomenti che sono in primo piano. Innanzitutto un avviso a tutti gli ascoltatori che a breve, penso che sia una questione anche di ore, solamente di ore, verranno pubblicati tre speciali dedicati alla orribile tragedia delle foibe. Mi riferisco al nostro settimanale Pianeta Oggi Report, che va in onda anche su tutto un circuito di televisioni del digitale terrestre, alcune emittenti radiofoniche in FM stereo, e anche adesso siamo in AM, lo ricordo, con Radio Diffusione Europea da Trieste, emittente interregionale, potremmo dire anche internazionale, che poi di sera, grazie alla propagazione, viene ascoltata anche in alcune parti del mondo, ad esempio in Centro Europa, in Inghilterra, sconfinando poi fino giù a volte anche in Australia. Quindi insomma abbiamo anche questa cosa, e interessante, anzi io saluto i colleghi di Trieste, Graziano D'Andrea con Maurizio Castelli, per questo spazio, per questa collaborazione che offrono nei nostri confronti Pianeta Oggi TV e altresì poi anche di conseguenza Radio Science Televisione. E quindi il nostro settimanale, che dicevo, ci saranno tre puntate specifiche sulla tragedia, o meglio sull'orrore delle foibe. Quindi ascolteremo in modo particolare tre testimonianze. Poi cosa abbiamo in home page? Allora, innanzitutto la nuova rubrica di approfondimento, la pillola di Margherita Furlan, che a breve la potrete ascoltare perché sarà in collegamento con la trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo, che partirà tra pochi secondi. Poi ancora viene ricordata la festa della donna con una bellissima poesia di Oscar Morosini. Poi un avviso, diciamo un comunicato stampa locale che riguarda il comune di Gaiole in Chianti, siamo in Toscana, come sapete siamo molto seguiti
in modo particolare, devo dire, in Toscana, tramite l'emittente potenziata Teleidea da Chianciano sul canale del digitale terrestre 190 dal Monte Serra. Praticamente veniamo visti dalla Versilia fino all'Umbria, quindi includendo le principali città del centro Italia, compresa l'amata Firenze, per il sottoscritto, che ogni sera, ogni notte si specchia nel firmamento dell'Arno. Allora, è perché è una città che ha del sensazionale. Poi ancora, andiamo avanti, a proposito di sensazionale, abbiamo pubblicato una fotografia straordinaria che è rimasta in primo piano per diversi giorni, che riguarda praticamente la scena, praticamente riguarda il Cristo in croce luminoso, che lo si vede sopra al cielo del mare di Agropoli, siamo in provincia di Salerno. La scena profetica, potremmo dire, dell'alba di un giorno non lontano, perfettamente dipinta dal sole, dal cielo e dal mare. Un'opera d'arte perfetta, visibile da tutto il mondo, creata dalla Terra, madre cosmica, nel luogo scelto da Dio, la Galilea dei Gentili. Questa potrebbe essere una spiegazione spirituale che sarebbe motivo di approfondimento, magari, ecco, poi il collega Alviano del Sicomoro potrebbe, ecco, realizzare una trasmissione proprio su questo con ospiti pertinenti alla materia. Poi si prosegue, abbiamo una seconda rubrica sempre di Margherita Furlan dal titolo La Freccia. Dunque porta il titolo A chi serve? A chi serve ora la nuova NATO araba? Poi ancora un articolo riguarda la nuova emittente in M radiodiffusione europea e un articolo molto interessante, Buon viaggio all'inferno, Cardinale Pell. E qui vi invito a seguire, a leggerlo, perché queste persone hanno abusato dei minori a suo tempo e adesso la pagheranno cara. Dunque, in conclusione, un'altra rubrica che è stata realizzata in collaborazione con l'AREA dal titolo Le nuove tecnologie. Delle nuove tecnologie. Quindi sono le 19:10. Se ci sono aggiornamenti, noi ci sentiremo alla fine della trasmissione. Per il momento la linea passa a Radio Saius, ai colleghi di Radio Saius TV, alla regia centrale a Treviso Rosario Moreno, e poi in collegamento via Skype abbiamo Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone, che ci presenterà appunto questo importante ospite che ci parlerà di politica estera. Prego, Alviano. Grazie Massimo e un buonasera a tutti. E cercherò di cogliere il tuo invito, Massimo, a commentare quella straordinaria immagine di quello che è stato definito il Cristo Redentore sull'orizzonte del mare di Acropoli, appunto. E vedremo appunto di fare una trasmissione per commentare quel segno e altri segni che non sempre vengono pubblicizzati in terra e in cielo. Detto questo, questa sera l'approfondimento è dovuto alla tragica e difficilissima situazione in Venezuela. È una situazione sulla quale ci sono comunque posizioni, idee, riflessioni di segno opposto, e le affrontiamo con la giornalista Margherita Furlan. Grazie Margherita per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buonasera a tutti. Allora Margherita, partiamo dalle notizie che si trovano un po' su tutti i giornali di questo grandissimo blackout in Venezuela, un blackout elettrico di 3 giorni che ha colpito almeno 16 province dello Stato venezuelano
Io ricordo a chi ci ascolta che il Venezuela ha una superficie di 900.000 chilometri quadrati e tre volte quella dell'Italia, poco più di 900.000 chilometri quadrati, ha una popolazione che sui 30-31 milioni di abitanti è circa la metà di quella del nostro paese, quindi una popolazione distribuita su un territorio che è il triplo del nostro, e detto per inciso, forse ci servirà questa riflessione, un territorio estremamente ricco di materie prime. Allora, Margherita, partiamo da questo straordinario, incredibile blackout di cui hanno dato notizia tutti i giornali. Sì, grazie Albiano per l'introduzione. Innanzitutto c'è da dire che oggi siamo al quinto giorno di blackout, attualmente parziale, ma comunque, data la grave entità del danno, non è ancora stato ripristinato al 100%. Pare che oggi siamo a circa il 60% del paese con il recupero della normale somministrazione di energia elettrica, oggi pomeriggio, ora italiana. Quindi 5 giorni sono davvero pesanti per un qualsiasi paese. Allora, andando velocemente ai fatti, il presidente in carica del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato la cattura di due, tra virgolette, sabotatori presso la centrale idroelettrica di Guri, ribadendo in un messaggio alla nazione a rete unificata ieri sera che elementi criminali, tra virgolette, cito Nicolás Maduro, dietro questi attacchi, 5 dallo scorso giovedì, si troverebbero, secondo Nicolás Maduro, negli Stati Uniti d'America. Caracas oggi ha prolungato di 48 ore la sospensione delle attività lavorative e scolastiche. In tutto il governo di Caracas ha prolungato di 48 ore la sospensione delle attività lavorative e scolastiche in tutto il paese. C'è da dire, tra parentesi, che nel paese venezuelano più volte ci sono stati dei blackout di poche ore, ma comunque mai avevano coinvolto la città di Caracas, e già questo è un primo fatto anomalo. Nel frattempo, ieri, il leader dell'opposizione, che si era autoeletto presidente, Juan Guaidó, ha chiesto lo stato di emergenza, visto che effettivamente si tratta di un quadro apocalittico quello che sta succedendo ora. La denuncia del senatore degli Stati Uniti Marco Rubio, ripresa però da buona parte dei mass media italiani ed internazionali, è quella per cui ci sarebbero 80 morti solo tra i neonati e solamente nell'ospedale universitario di Maracaibo. Ma questa denuncia è stata smentita dal deputato, tra l'altro dell'opposizione, nonché medico, che si chiama José Manuel Olivares, secondo il quale sarebbero 21 finora i decessi segnalati nelle varie regioni del paese, sebbene il numero dei neonati deceduti non sia ancora stato reso noto. In ogni caso è evidente che conoscere il numero dei decessi in una situazione del genere è molto complicato, soprattutto quando due parti politiche si stanno combattendo aspramente tra di loro. La notizia comunque clou, dopo comunque ci torneremo su questo discorso dei neonati e certo, degli ospedali. Intanto volevo semplicemente fare un piccolo quadro. La notizia principale del giorno è che gli Stati Uniti stanno ritirando tutto il personale diplomatico dall'ambasciata di Caracas, perché, scrive Mike Pompeo su Twitter, il segretario di Stato americano, che la presenza del personale diplomatico in Venezuela pone oggi dei limiti alla politica degli Stati Uniti. Cosa vuole dire questa frase? Sembrerebbero delle parole che lasciano presagire al peggio, perché evidentemente se viene ritirato il proprio personale diplomatico vuol dire che si prevedono dei rischi peggiori ed ulteriori rispetto a un blackout, seppure anche così grave. Nello stesso tempo l'Unione Europea fa sapere per bocca di Berlino di essere pronta ad ampliare le sanzioni nei confronti del Venezuela e del petrolio venezuelano.
Washington nel frattempo ha introdotto ulteriori sanzioni contro la banca russo-venezuelana che ha sede a Mosca, che agevola la vendita del petrolio venezuelano. Intorno alle ore 20 italiane, cioè quindi fra un'ora, l'opposizione venezuelana ha organizzato delle nuove proteste in tutto il Venezuela, ma nello stesso tempo sono previste anche delle manifestazioni da parte del popolo chavista che difende Maduro. Quindi, nonostante il blackout, ancora come ogni sera manifestazioni in tutto il paese. Sì, scusa, adesso approfondiamo un po' tutti questi i temi che tu hai messo sul tappeto, Margherita. Innanzitutto si nota, potremmo dire, una guerra sicuramente di propaganda su questi numeri, ma per fare il punto sulle voci dissonanti, io partirei da un attentato che c'è stato su un camion di aiuti umanitari che è stato incendiato e che è stato sulle pagine dei giornali anche di qualche tempo fa. Questa vicenda come è nata e come in realtà poi ha avuto un epilogo diverso dal punto di vista dell'informazione? Questa è una storia fantastica, cioè ha dell'incredibile, però è la realtà. Vi ricorderete che alcune settimane fa al confine tra la Colombia e il Venezuela c'erano due camion di cosiddetti aiuti umanitari provenienti dagli Stati Uniti d'America che non sono stati fatti passare in quanto sono stati bruciati. Si è subito accusato il governo attuale di Caracas di questo e qualcuno come Telesur per esempio ha dimostrato che ciò non fosse vero, perché ha dimostrato che si trattava di un incendio provocato dall'opposizione, che dentro questi camion c'erano comunque delle armi, non degli aiuti umanitari. Ma comunque Telesur potrebbe essere considerata una fonte di parte, perché è una delle primarie televisioni del Venezuela. Cosa è successo ieri? Che a scagionare Maduro, dopo che tutti i principali media mondiali lo hanno accusato di avere bruciato i tir con i cosiddetti aiuti umanitari, ci ha pensato addirittura il New York Times, il primo giornale americano nonché internazionale, il famoso quotidiano statunitense presso il quale tutti i giornalisti si formano, no? Cioè le informazioni le andiamo sempre a recuperare da lì o in un modo o in un altro, e questo comunque, il fatto che è successo ieri è molto molto importante, perché dimostra che non tutti i giornalisti, anche all'interno delle testate così grandi, ancora si piegano, perché quando la bufala è talmente grande ci sono ancora dei giornalisti che hanno il coraggio di parlare, perché veramente quello che sta succedendo ha proprio dell'incredibile. Ci sono veramente delle vere e proprie fake news che sono proprio enormi, e quindi perché intervenga in prima pagina il New York Times vuol dire che è stato creato dai giornalisti, dal mondo del giornalismo, è stato creato una situazione ad arte, ad hoc, che diciamo che lascia pensare, e mi fermo qui. Certo, è che sì, continua, che dopo ho un'altra domanda sul tema. Sì. Il famoso quotidiano statunitense, che certo non può essere accusato di chavismo, no? Ovviamente, ha ricostruito l'incidente da immagini inedite a cui ha avuto accesso, così come anche da filmati precedentemente pubblicati, compresi quelli rilasciati dal governo colombiano che aveva incolpato Maduro per l'incendio. L'analisi del quotidiano suggerisce, cioè non suggerisce, fa proprio vedere, perché c'è anche un video nel sito internet del New York Times, che è una bottiglia Molotov è stata lanciata da un manifestante dell'opposizione, cioè da un manifestante della parte di Guaidó, e ha innescato l'incendio. In realtà sono state due le bottiglie ad essere lanciate, il video lo dimostra. Una però è scoppiata e l'altra non è scoppiata. La bomba Molotov è stata preparata
secondo le indagini del giornale, in maniera artigianale, ecco, appunto con una bottiglia, è stata lanciata contro la polizia venezuelana che stava bloccando il ponte che collega appunto Colombia e Venezuela. Tuttavia lo straccio incendiato utilizzato per la bottiglia Molotov si è separato dalla bottiglia ed è entrato in contatto col camion, che 30 secondi dopo era già avvolto dalle fiamme. Inoltre, mentre i critici di Maduro lo accusano di aver ordinato di incendiare il carico di medicinali durante gli scontri, sembra essere infondata anche l'affermazione che sul camion ci fossero medicine, tra virgolette, cita il New York Times. A questo proposito, il giornale afferma che l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, cioè il principale fornitore di aiuti al Venezuela, non includeva medicine tra le sue donazioni. E un'altra fonte di opposizione ha dichiarato sempre al New York Times che la spedizione bruciata conteneva forniture come maschere e guanti, ma non medicine. Maschere e guanti, però non è precisato bene a cosa servissero. Sulla stessa linea, le immagini esaminate dal quotidiano mostrano che alcune delle scatole contenevano kit igieniche con forniture come sapone o dentifricio, ma non assolutamente farmaci. Il giornale poi sottolinea anche che nel video distribuito dal governo colombiano sono stati tagliati 13 minuti, i 13 minuti prima che iniziasse l'incendio, e dimostra anche che le autorità di quel paese si sarebbero rifiutate di pubblicare la registrazione completa nonostante le ripetute richieste. Questo, ripeto, in prima pagina del New York Times. Quando sono stati contattati dal New York Times, i funzionari statunitensi hanno rilasciato una dichiarazione che descriveva in modo più cauto come è iniziato l'incendio, ma non hanno assicurato che le forze governative sono state quelle che hanno dato fuoco al veicolo. Quindi, insomma, quello che sta succedendo a livello mediatico, oltre che sul posto, è abbastanza importante. E l'altro episodio mediatico che sta facendo un po' scuotere il mondo del giornalismo è proprio la questione dei numeri della strage degli 80 neonati bambini, sì. Primo fra tutti a dare questo scoop, chiamiamolo scoop, in realtà è una fake news, è stato, guarda caso, il Corriere della Sera, è stato un quotidiano italiano che ha pubblicato in piena notte ieri, quindi due notti fa, quello appunto che dovrebbe essere uno scoop, titolando una strage di 80 neonati nell'ospedale di Maracaibo in Venezuela dovuta al blackout energetico. E ora ripeto, noi non possiamo sapere numeri precisi perché non siamo là, e comunque anche se fossimo là vai sempre a finire che ti metti in contatto o con una parte oppure con un'altra, ma possiamo sicuramente affermare che la notizia degli 80 morti neonati è assolutamente falsa, perché lo ricaviamo da dei quotidiani venezuelani, uno che si chiama Tal Qual, che è già stato condannato ad un risarcimento dei danni, ma soprattutto la fonte principale deriva da un giornalista collaboratore della BBC che sul suo profilo Twitter avrebbe fatto uscire questa notizia degli 80 morti, poi aggravandola, portandola addirittura a 376 morti dovuti al blackout. Il problema è che questo giornalista, si chiamano giornalisti perché sono iscritti all'ordine e quindi bisogna chiamarli giornalisti, non ha portato delle prove. Se voi andate a vedere il suo profilo, si chiama Gustavo Cando, se voi andate a vedere il suo profilo Twitter troverete questi numeri, e dice testualmente, tra virgolette, le mie fonti si riferiscono che da giovedì scorso l'ospedale omette di rilasciare certificati di morte, punto. Da questo tweet ANSA, il primo è stato appunto il Corriere della Sera, parlo per l'Italia, ANSA, Repubblica, Avvenire e Rai News in seguito hanno annunciato questa notizia, che poi è stata smentita. Ora sembrerebbe che i morti sono in totale 21, è un dato ovviamente che può essere purtroppo solo provvisorio,
è un dato comunque molto grave. Ripeto, 5 giorni di blackout vuol dire che gli ospedali sono in delle situazioni decisamente precarie, ed effettivamente è vero che molte incubatrici non funzionano, non funziona quasi nulla, non funziona, ma uno dei dati fondamentali è che ci si aspettava, come normalmente succede in quasi tutti i paesi, soprattutto nei paesi americani, ci si aspettava che i blackout generassero delle rivolte popolari per la scontentezza e per tutti i disastri che può portare un blackout di questo genere. Ed invece, a parte delle piccole, piccolissime rivolte a livello proprio locale, cioè dei furti, non si possono neanche definire rivolte, la popolazione non ha fatto nessun genere di rivolte. Diciamo che, Margherita, è come se la popolazione, al di là delle notizie che arrivano, riesca ad intuire da sola i grandi giochi che ci sono sotto. Io ho notizia, scusami, io ho notizia che Guaidó sembra più che un uomo del Venezuela che cerca di opporsi ad un governo tirannico, diciamo, sembra l'uomo di un'altra nazione, in modo particolare gli Stati Uniti, che cerca di portare all'interno del paese venezuelano gli interessi delle grandi multinazionali americane, gli interessi del dollaro. Ha fatto un lungo giro di visite in Sud America, Guaidó, con quali intenti secondo te? Ma io credo che gli interessi siano molto, molto più alti, c'è qualcosa di più. Non dimentichiamoci che comunque il Sud America è sempre stato purtroppo considerato il cortile di casa degli Stati Uniti d'America. E non dimentichiamoci che lo stesso Guaidó è uno studente, uno scolaro della CIA. È stato dimostrato ampiamente, cioè non serve neanche dimostrarlo, cioè fa parte del suo curriculum. E non dimentichiamoci anche che per l'ennesima volta questa situazione, che va molto vicino a quello che è successo in Cile con Pinochet, e forse per certi versi, soprattutto a livello mediatico, la situazione è ancora più grave di quello che è successo in Cile, ma comunque la situazione è in evoluzione. Non dimentichiamoci che comunque questa situazione è stata guidata ancora una volta da degli evangelici. Non so se vi ricordate che ne avevamo parlato della potenza degli evangelici, che sono sostanzialmente delle lobby israeliane, filo israeliane, di cui fa parte tra gli altri il signor Marco Rubio. Il signor Marco Rubio cosa ha fatto? E questa è la prova principe dei blackout che sono successi. Ha dato la notizia, sempre su Twitter, del blackout esattamente 3 minuti dopo dall'inizio del blackout in Venezuela, quando ancora nessun media era stato informato, quando ancora nessuno lo sapeva e quando ancora la maggior parte della gente non se n'era neanche reso conto. Quindi questo è un fatto piuttosto importante. In realtà quello che è effettivamente successo, si è trattato di un blackout su 3 fasi. La prima fase è stata un attacco cibernetico contro il cervello del sistema di conduzione computerizzato dell'energia della Corporazione Elettrica Nazionale presso la centrale idroelettrica Simón Bolívar, situata nella diga di El Guru, nello stato di Bolívar, che produce l'80% dell'energia del paese. Il secondo attacco, che è avvenuto quando era stato ripristinato il 70% del servizio, quindi gli hanno combinato un secondo attacco, è stato di tipo elettromagnetico ed è avvenuto lungo le vie, lungo le autostrade di conduzione, che da dispositivi mobili interrompe e inverte i processi di recupero.
Il terzo attacco è avvenuto ancora il giorno successivo, cioè a distanza di un giorno avveniva un attacco diverso ed è avvenuto attraverso l'incendio e l'esplosione delle stazioni e sottostazioni elettriche. Verso le 2 di mattina c'è stata un'esplosione a causa di un sabotaggio alla sottostazione dell'Alto Prado nello stato di Miranda per abbattere tutta l'elettricità a Caracas nella capitale. E qui ci sono anche le foto dei residenti che lo dimostrano. Quindi quello che appare evidente, e questa io non credo che sia una notizia di parte, non è semplicemente un giudizio, un attacco di questo genere è evidente che può provenire semplicemente dall'esterno, cioè da un... Non si tratta di guasti, diciamo, e di incuria. No, perché una tecnologia di questo genere in grado di causare un attacco di tipo elettromagnetico addirittura vuol dire che dietro c'è qualcuno che è in possesso di tecnologie molto sofisticate, sono dei veri e propri crimini commessi contro un paese ed una popolazione. Ora, esistono pochi stati, forse un solo stato forse, che possiede una tecnologia così fine ed è in grado di organizzare a così breve distanza degli attentati di questo genere. Non dimentichiamoci, non so chi di voi ha visto il film Snowden che è uscito nelle sale cinematografiche qualche anno fa. Snowden, vi ricorderete che era un ex agente della NSA, cioè la National Security Agency, cioè l'intelligence principale degli Stati Uniti d'America. Lui nel film ha rivelato che nel 2012 la Siria, l'intera Siria, l'intero paese, all'inizio, nel secondo anno di guerra, quindi all'inizio, è rimasta completamente in blackout totale, l'intero paese, semplicemente perché gli agenti della National Security Agency, mentre stavano a New York, in una delle loro sedi, in una delle loro basi, hanno schiacciato un tasto sbagliato, dovevano colpire un router, perché dovevano colpire la linea internet del governo, e invece di schiacciare il tasto che colpiva la linea informatica, la linea internet del governo siriano, hanno schiacciato un altro tasto e hanno messo nel blackout l'intera Siria. Quindi questo è un precedente di cui noi ci ricordiamo benissimo, 2012, 2019 succede questa cosa nel Venezuela. Allora, se esiste ancora del vero giornalismo, bisognerebbe anche non fare dei collegamenti automatici, ma comunque tenere in considerazione quello che la storia ci ha raccontato, i fatti che sono comunque successi. Quindi, se noi consideriamo quello che ci ha raccontato Snowden in Siria, se noi consideriamo come funzionano i servizi di intelligence americana, e non solo americana, anche israeliana, eccetera, eccetera, anche quelli italiani sono comunque delle filiali, no? I nostri servizi di intelligence di altri. Certo. E se noi consideriamo le capacità tecnologiche che hanno e consideriamo gli interessi economici e quant'altro, direi insomma che ci sono tutte le basi per fare dei collegamenti e temere che possa succedere quello che nel 73 è successo in Cile, anche perché questo, come tu accennavi, questo signore che si chiama Guaidó, questo giovane signore che tra l'altro non è mai stato eletto da nessuno nel Venezuela, a dicembre si è fatto un giro in Colombia e poi negli Stati Uniti per accordarsi di quello che sarebbe successo dopo, che effettivamente è successo, che però non ha avuto un buon esito, perché comunque alla fine dei fatti la popolazione nella maggioranza continua a rimanere salda vicino a Maduro, nel bene o nel male, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Ma questo signore Guaidó a questo punto sta rischiando seriamente, perché la settimana scorsa, come dicevi, si è fatto un giro negli altri paesi sudamericani, è stato fuori illegalmente nel suo paese una settimana, è rientrato lunedì scorso, non è stato arrestato, perché tutto il mondo si aspettava che venisse arrestato, e invece non è stato arrestato perché non si voleva creare agitazione, un casus belli, giustamente, sì, perché questo Guaidó adesso è lì, e quindi
se non si è riusciti ad aizzare la popolazione contro il governo con 5 giorni di blackout, il rischio è anche un altro, che questo signore possa essere anche ucciso, perché questo sarebbe veramente il casus belli, cioè ucciderlo e accusare poi qualchedun altro, cioè il governo, dell'assassinio dell'autoproclamato presidente Juan Guaidó. Questa è un'ipotesi. La seconda ipotesi invece potrebbe essere quella che si cerchi in un modo o nell'altro di abbattere proprio la persona di Maduro. Adesso stiamo a vedere come si muoveranno le cose. Sta di fatto che ieri il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha appunto, come dicevo, ampliato un'altra volta le sanzioni contro l'embargo, contro non solo il governo di Maduro. Il problema è che quando ampli le sanzioni, l'embargo tocca la popolazione, quindi la popolazione non è più stupida, la popolazione ha capito che è sotto embargo, ma l'embargo da qualcuno è imposto, l'embargo, cioè non è che la popolazione se lo inventa da solo, se lo crea da solo questo embargo, e non credo che manco Maduro imponga l'embargo alla sua popolazione, è dall'esterno che c'è l'embargo, quindi ed è dall'esterno che non gli viene pagato al Venezuela il petrolio, e quindi chiaro che il Venezuela ha sbagliato nel avere un'economia che è fondata principalmente sulla vendita del petrolio, perché per poter vivere degnamente bisognerebbe diversificare l'economia. Se tu basi la tua economia solamente su un bene, ovviamente potresti incorrere in delle problematiche. Quando ti fanno poi delle sanzioni sul tuo petrolio, sei finito. Quindi questo è stato un errore che è stato poi facile da parte di qualcun altro colpire, ma il problema è sempre quello: sta pagando per l'ennesima volta il popolo. Il rischio è che qui ci troviamo di fronte non solo ad un nuovo Cile, ma ad una nuova Libia. Cioè, quello che sta succedendo è veramente della massima attenzione, seppure dobbiamo tenere presente che il Congresso degli Stati Uniti ha votato una mozione che proibisce a Donald Trump l'uso dei militari. Ora c'è da dire che non è che normalmente gliene freghi molto poi, no? ai grandi capitani delle nazioni, no? Delle votazioni del Congresso o del Parlamento, però certo. È un dato di fatto, perché vuol dire che oltre alla parte, diciamo, evangelica con i vari senatori tipo Marco Rubio e altri, c'è comunque una parte del Congresso che si sta muovendo in un altro senso. Da notare però, scusa se la faccio troppo lunga, ma ci sono diversi dati, da notare che è uscita sulla stampa l'altro giorno, sulla stampa Il Quotidiano Italiano, un'intervista ad Abrams. Abrams è un personaggio molto 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 particolare, e sostanzialmente in qualche modo minaccia non solo l'Unione Europea, ma minaccia l'Italia, dicendo che ha una posizione errata nei confronti del Venezuela e quindi nei confronti degli Stati Uniti d'America, perché non ha saputo proteggere l'autoproclamazione di Juan Guaidó. Questo personaggio è un altro evangelista come Marco Rubio, ma ha un potere molto forte, nel senso che diciamo così, l'agenda degli Stati Uniti, l'agenda del Venezuela è dettata dagli Stati Uniti d'America ed è stata messa in mano all'ONU a questo signore, a questo senatore Abrams, il quale ha gestito l'agenda Iraq per gli Stati Uniti. Sappiamo tutti quanti morti ci sono stati in Iraq a causa di una fake news che è stata la fialetta famosa presentata alle Nazioni Unite. Quindi il fatto che l'agenda sia dettata da questo signor Abrams è un dettaglio per giornalisti più attenti che è molto preoccupante.
Senti Margherita, in questo noi da quello che tu stai dicendo ci possiamo rendere conto, se vogliamo anche abbastanza facilmente, che intanto quelle che vengono dette considerate grandi democrazie tutt'altro sembrano comportarsi da grandi democrazie. L'impressione è che siamo sotto una dittatura mondiale della finanza, c'è una dittatura finanziaria, perché da quello che tu dici gli Stati Uniti stanno facendo pressioni anche su altri paesi a fare le sanzioni, e già si è mossa, mi sembra, la Germania, anche l'Italia è stata invitata a fare altrettanto. Diciamo che c'è un potere finanziario, forse uno degli errori che ha fatto anche Maduro, che non deve pensare, ha sbagliato a pensare di vivere in un mondo fatato, evidentemente questo è un mondo di lupi e dobbiamo cercare di rendercene conto e di smettere di pensare a questi valori di facciata che ci diamo le grandi democrazie occidentali, tutt'altro sembriamo che questo. Sì, volevo dire, lo stesso errore che ha fatto Saddam Hussein, prima parlavi dell'Iraq, dopo hai anche citato la Libia, c'è un anello comune, sia Saddam Hussein che Gheddafi che adesso Maduro volevano uscire un poco dalla stretta del dollaro come materia di scambio anche di beni di grande valore, di prima necessità, delle materie prime come il petrolio. Sì, io però vorrei aggiungere una cosa oltre al petrolio, perché è molto importante questo dato. In Venezuela non c'è solamente il petrolio, c'è anche il coltan, con il quale sappiamo che si fanno gli smartphone. È una delle principali, uno dei principali paesi dove si trova il coltan, e questa è una fonte molto rara, quindi il Venezuela è importante anche per questo. Quindi è vero che c'è una dittatura finanziaria, ma io direi che c'è anche qualcosa di più. Credo che ci sia veramente un impero, un vecchio impero che è in grave difficoltà e che sta facendo di tutto per portare a casa il più possibile in termini economici, in termini finanziari e in termini di risorse. C'è un grosso pericolo di fronte a noi, di fronte quantomeno al vecchio impero, che si chiama Cina. Veramente adesso il pericolo non è più la Russia è quasi ormai dimenticata, veramente il grosso problema è la Cina, perché in una lettera, vi dico un caso che è successo in questi giorni, in una lettera datata 8 marzo e consegnata al Ministero dell'Economia tedesco, l'ambasciatore americano a Berlino, che si chiama Richard Grenell, scrive che se la costruzione della rete 5G in Germania sarà affidata al gigante tecnologico cinese Huawei, potrebbero essere compromessi gli scambi di informazioni segrete e confidenziali tra i paesi alleati nel campo della difesa e dell'intelligence, compresa quindi quella all'interno della NATO. Questa lettera cosa significa? È la prima volta che gli Stati Uniti lanciano ufficialmente un monito ad un paese alleato su dossier Cina, e nelle stesse ore sta succedendo che l'Italia sta venendo pressata, perché il 22 marzo, come sappiamo, il presidente cinese Xi Jinping sarà in Italia con 70 aziende per trattare di commercio relativamente alla nuova via della seta. La cosiddetta via della seta, esatto, che il premier Conte sembra in qualche modo deciso a firmare. Sì, sembra deciso a firmare, però ovviamente ci sono state immediatamente delle pressioni da parte degli Stati Uniti, che hanno chiesto rassicurazioni. Sembra che il presidente del Consiglio Conte stia dando delle rassicurazioni come richiesto, ma
forse questo pochi lo sanno. Nel frattempo, mentre per quanto riguarda la nuova via della seta si parlava dei porti di Trieste e di Genova, nel frattempo sembra che questa ipotesi, in pochissimi giorni dopo che Washington si è lamentata con l'Italia, sono spariti questi due porti, ma la Francia ha già messo a disposizione i porti di Marsiglia e di Tolosa. Quindi la questione è importante e si rifà appunto a quella sorta di dittatura finanziaria che sta comandando il mondo, che dicevi tu, e che sta mettendo a soqquadro un po' tutto quanto il mondo. Il pericolo è la Cina. Non per niente la Cina sta continuando tutti i santi giorni a difendere il governo di Maduro in Venezuela e sta continuando a fare affari con il Venezuela. Quindi ci sono veramente due mondi completamente diversi che non si conoscono tra di loro, che si stanno iniziando a confrontare. Bisogna avere una visione a 360 gradi e capire quello che sta succedendo in Venezuela, ma guardando anche a quello che succede all'esterno del Venezuela, guardando a come si muove lo scacchiere della geopolitica a 360 gradi veramente, perché qui sta succedendo qualcosa di mai visto prima. La Cina si sta muovendo molto bene, probabilmente si sta muovendo ancora meglio della Russia, che ha più timori. La Cina non ha i timori della Russia di andare contro gli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti, piuttosto di trovarsi in difesa, cercano di attaccare dove possono attaccare e cercano di portare a casa più terreno possibile, anche perché non dimentichiamoci che hanno perso la guerra in Siria. Certo, e guarda, un'ultima riflessione adesso che tu hai spostato l'attenzione sulla geopolitica mondiale praticamente, perché a ben guardare i teatri di tensione sono moltissimi. Sicuramente adesso abbiamo parlato di questo del Venezuela, che senz'altro non è poco, e sappiamo che è ancora vivo comunque quello in Ucraina. Qui in Europa non penso dovremmo assolutamente sottovalutarlo, e si sta comunque alzando la tensione nei riguardi dell'Iran. E poi c'è questa tensione che è meno militarizzata, diciamo, ma è ugualmente, se non ancora più potente, di carattere proprio economico-finanziario con la Cina. Cioè viviamo in un mondo globale sottoposto a delle tensioni molto grandi, alle quali forse dovremmo aggiungere quella nascosta, invisibile, data dal pianeta, dalle sofferenze del pianeta, dalle risorse che vengono sfruttate in modo assolutamente indebito e che creano, anche dal punto di vista così degli effetti climatici, delle tensioni fortissimo nell'economia dei paesi. Che cosa pensi? Abbiamo solo qualche minuto. Volevo semplicemente aggiungere che comunque nel Mar Cinese meridionale ci sono delle porte aerei americane, perché ci sono delle isole contese, quindi la situazione è interessante anche a livello militare, non solo a livello economico finanziario. Ci sono delle tensioni militari che stanno a significare che c'è effettivamente qualcosa in movimento, e c'è molto veramente in movimento. Come tu hai citato l'Iran è secondo me il tassello chiave. Quello che sta succedendo in Venezuela è probabilmente solo un aspetto preparatorio di quello che si sta
si sta avverando un po' in Iran. L'Iran sotto di nuovo sanzioni, l'Italia è stata obbligata dagli Stati Uniti a perdere di nuovo i suoi commerci con l'Iran, quindi si stanno muovendo tante cose, la situazione è difficile e va esaminata appunto nel suo complesso. E avevamo appena cominciato a rilassarci rispetto a quella che era stata definita l'invasione dell'Europa da parte della Russia, che sembrava così vicina anche per quanto riguarda l'Ucraina, come tu citavi, che adesso tocca preoccuparsi per l'imminente colonizzazione, guarda caso come la chiamano, da parte della Cina. Nel frattempo, tra un allarme e l'altro, gli Stati Uniti dicono alla Turchia dove e da chi comprare le armi, perché c'è anche lì tutta una questione, no? Perché la Turchia non vuole più comprare gli F-35, ma vuole comprare le armi russe. E gli Stati Uniti dicono alla Germania dove e da chi comprare la tecnologia, perché non vogliono, per le comunicazioni, perché non vogliono che la comprino dai cinesi, e dicono all'Italia dove e da chi comprare il gas, perché non vogliono che l'Italia compri il gas o il petrolio dall'Iran. E allo stesso modo dettano l'agenda anche dell'Unione Europea per il commercio con l'Iran. Quindi si potrebbe dire al Pirandello: così è se vi pare, ma le tensioni sono parecchie, e lo scontro principale è quello che si è sempre quello che già da prima dell'anno 2000 si sta preparando, è quello, lo scontro finale tra Stati Uniti d'America e Cina. Sono due colossi che insieme non possono stare secondo la dottrina degli Stati Uniti d'America. Esatto, diciamo, per concludere, diciamo che abbiamo scelto e stiamo seguendo un modello che non è di collaborazione tra le nazioni, tra le genti, ma è un modello competitivo, affaristico, di chi arriva prima prende tutto, e questo ci sta portando all'interno di un tunnel che è molto più lungo e molto più buio di quello della TAV. Senti Margherita, noi ti ringraziamo moltissimo di tutte le informazioni precise, puntuali, che ci dai ogni volta che abbiamo il piacere e la possibilità di sentirti. Ti diamo un forte abbraccio, ti ringraziamo tanto. Grazie a voi per avermi chiamata e spero di essere con voi nelle prossime puntate. Grazie e buonasera a tutti. Grazie, sicuramente avremo ancora bisogno, perché abbiamo concluso che le situazioni generali sono veramente molto complesse e purtroppo anche drammatiche. Bene, sperando di aver fatto un buon servizio di informazione, io do un buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ripasso la linea a Massimo Bonella. A te Massimo, un buonasera a tutti. Bene, dunque prendiamo la linea da Venezia, dalla testata Pianeta Oggi TV. Dunque sono le 19.55, abbiamo un aggiornamento delle notizie. Il trentenne è condannato a 9 anni per aver accoltellato a luglio Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, passa dal carcere ai domiciliari, ma con l'obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti ed una comunità dove dovrà lavorare. Lo ha deciso il GIP Guido Salvini su istanza degli avvocati Robert Ranieri e Antonella Bisogno. Il GIP ricorda la difficile vita dell'uomo tossicodipendente dall'adolescenza e mette in luce la funzione rieducativa della pena, anche se non definitiva. Dunque adesso andiamo sulla nostra home page, ricordiamo solamente la nuova rubrica di approfondimento
curata da Margherita Furlan, giornalista indipendente, che avete appena sentito nella trasmissione a Radio Science. Si chiama La pillola e il titolo: Il franco coloniale è compatibile con i trattati Unione Europea? Quindi cliccate, ascoltate questo approfondimento con Nicoletta Forcheri. Abbiamo ancora una segnalazione di tipo locale, una notizia locale. Dunque, il giorno 20 marzo si parlerà a Favaro Veneto dell'arte della truffa e dell'inganno, quindi soldi, inganni e quindi truffe, presso l'auditorium Sbrogio in via Gobbi 19 a Favaro Veneto. Siamo in provincia di Venezia, a partire dalle ore 20 sino alle 23. In questo arco di tempo si parlerà appunto di questo argomento. 19.57 è tutto, grazie per averci seguito, grazie alla regia centrale Rosario Moreno, un saluto a Pordenone, a coloro che hanno condotto la trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo, vale a dire Aldiano Appi. Ricordo anche il sito internet di questa associazione, che magari un giorno spero che potete fare una trasmissione specifica sul sicomoro, un po' come facevo anch'io a Radio Pordenone, a Radio Treviso, quando parlava di che cos'è questa realtà importante, come è nata, le prospettive in futuro, quello che è stato fatto, quello che dovete fare, quello che state facendo e le varie collaborazioni con altre associazioni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Un'altra cosa, attenzione, domani sera importante appuntamento alle 20.30 con l'altro parlante in collegamento diretto con Radio In di Palermo, ci saranno ospiti in studio, collegamenti vari, dopodiché che è la trasmissione che sostituisce Osservatorio Antimafia, che ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto: ma non va più in onda Osservatorio Antimafia? Quella trasmissione è stata di fatto abbandonata, quindi abbiamo anticipato alle 20.30 con questa nuova, appunto l'altro parlante, condotta in studio a Radio In dal bravo Mauro Faso. E qui, per quanto riguarda Radio Sarto, la regia è sempre di Rosario Moreno. Venerdì, altra diretta importante da Trieste, a partire dalle ore 21, con la trasmissione Open Space, condotta in studio da Graziano D'Andrea. Bene, vi saluto, vi ringrazio per averci seguito ancora per l'ennesima volta e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Radio Science TV, linea diretta con l'informazione. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.